Mi sono spento questo, che dopo posso lasciare il tuo ruolo in Madrid. Che ci posso fare? Ci possono le transenne, poi mi puoi portare. Cosa è fatta? No, che ci vedi. Che dura per un anno, quindi un percorso che appunto è così. Se si mettono avanti però che posso fare? Quindi sicuramente non potete più magari la colonia destra, perché Vittoria in realtà è una presentatrice, presenta due programmi televisivi, è una modella, ma è anche una studentessa. Raccontaci qualcosa di questa sera. Mira, è una memoria fantastica, ogni volta mi stupisce. Sì, allora, a settembre partiranno i due programmi, uno su Sora, che si chiama, faccio un po' di public relationship. Allora, a settembre partirà Mondo Toro su GLP 2 News, e poi un altro sulla musica, sempre su GRP, questa volta il canale principale di GRP televisivo. Poi va bene, pagina Instagram, il podcast, potete seguirmi con tutte le presentazioni che faccio un po' in giro per Nord Italia. Insomma, tante cose, ma non sono qui appunto io ad annoiarmi con la mia amica, bensì direi grandissimo proprio per le ragazze che stanno aspettando, non vedo l'ora. E questa sera abbiamo una giuria di eccellenza. Vi presento subito la nostra giuria. Questa sera partiamo dal più illustre, se posso permettermi, Edoardo Raspelli, presentatore televisivo, direttamente da Miravedi. Un grande applauso. Raffaella Acchiarelli, attrice prefetto, se volete alzare una mano così mi riconosco. Giacomo Paolo, assessore. Claudio Maria Ralocco, ho detto tutto, che è un critico d'arte. Paola Bertolazzi, caratterista, e Enrico Gazzi, imprenditore. Grazie mille ai nostri giurati, perché adesso sarà qui con noi Mago Linus. Sicuramente l'avete già visto, perché ha già partecipato alle nostre serate e soprattutto ha già partecipato a diversi programmi televisivi, perché è stato lo scherzo perfetto su Italia 1 e ha eccezionale veramente sulla 7. A breve, durante queste serate di luglio, lo potrete rivedere sulla Vita in diretta, su Rai 1, perché hanno fatto uno speciale proprio dedicato a lui. E fra poco gli chiederemo anche il perché hanno dedicato una puntata solo a lui. Quindi, ora facciamo partire la sigla, vediamoci Mago Linus e dopo glielo chiederemo. Ecco a voi, Mago Linus! Gentile pubblico, grandi e piccini di ogni età, benvenuti nel meraviglioso mondo della magia. Accogliamo con un applauso Mago Linus. Come state? Tutto bene, Vercelli? Grazie per la musica, maestro. A me Vercelli piace un casino, sono stato qua qualche mese fa nel teatro civico, ho fatto parte del mio spettacolo, quindi qualcuno magari ci siamo incontrati nel teatro, non lo so. Comunque questa sera vi farò qualche gioco di prestigio durante la serata. Parto con una cosa semplice, vi faccio fare un test. Chiedo a tutti quanti, ci divertiamo insieme, stendiamo le braccia, vai, fatelo tutti, stendete le braccia, ok? Alziamo tutte le braccia, anche voi, alziamo, abbassiamo, allarghiamo, occhio al vicino, torniamo, muoviamo le dita al 3, 1, 2, 3, sugli indici, quelli sono i pollici, perfetto. Vabbè, grazie, grazie mille veramente, grazie. Allora, iniziamo, guarda. Attenzione, magica. Una semplice, un pennarello, attenzione. Oh, tutti uno. Quindi è finta, la dico, no, non lo faccio da te. Prima di iniziare voglio farvi una piccola cosa con un pennarello e un papillon. Metto il pennarello sotto braccio,
mano il pennarello come se fosse bacchetta magica, fa sparire il papillon. Ripeto, il pennarello fa riapparire il papillon. Ora vado veloce, guardate, pennarello sotto il braccio, il papillon diventa pennello sotto il braccio, intorno al papillon che presto la scappa. Al 3 scompare il papillon, 1, 2 e 3, scomparso il pennarello, aspetta il pennarello qua, però se vi distraete sparisce il papillon, se vi distraete sparisce il pennarello, riappare, scompare, riappare, scompare e il papillon riappare chiaramente in tasca, e voilà. La magia è qualcosa di incredibile. Prima di salutarci, siccome sono degli interventi un po' così spazzati, ho il piacere di chiamare un ragazzo, quel ragazzo lì. Vieni, vieni pure, vieni. Vieni pure, vieni. Non devi salire sulla pedana. Aspetta, vengo giù io a scegliere un ragazzo. È un po' un bambino, un bambino. Lui non vuole venire, va bene, no, 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 io non voglio mettere a disagio nessuno. Vieni tu, dai, coraggio, ce la. No, l'applauso, coraggioso! Io mi metto di qua, tu dall'altra parte della pedana, così ci vedo, ok? Allora, come funziona? È molto semplice. Chiedo al maestro intanto di prepararsi con la prima base musicale che è Pinocchio, così torniamo tutti un po' bambini. Un fazzolettino per te, uno lo uso io, tu non dovrai fare... Non è un fazzolettino, ma è tasca, però ho pulito. Non lo so te di naso, prego. Dovremo semplicemente copiare. Cioè, se io salto, tu salti. Se io giro, tu giri. Allora, musica, maestro. Chiederei a
Veronica Tania invece al numero 4. I'm
pezzo di culo a Lucio. Ma no, poi mi scusi signor Fernando, prima poteva vincere la presentatrice. Allora, ma dimmi che è brutta. Se la tirasse. L'anno scorso ha vinto la in realtà stasera abbiamo deciso di fare un regalo a